Take me away from home. Show me all the places I've never known. E in arriva una nuova figlia, possiamo dire, della marca automobilistica più amata non solo nel nostro paese, ma nel mondo. Il suo nome è Puro Sangue e ha visto l'inizio della produzione del 2022 in corso, mentre per le prime consegne si dovrà aspettare l'inizio dell'anno venturo, ovvero il 2023. Il suo nome è Puro Sangue e ha visto l'inizio della produzione del 2022 in corso, mentre per le prime consegne si dovrà aspettare l'inizio dell'anno venturo, ovvero il 2023. Tutti i dettagli. La Ferrari ha confermato tempo addietro il debutto della Puro Sangue nell'anno 2022, anno infatti in cui inizia la produzione del primo SUV del cavallino rampante. La Ferrari ha confermato tempo addietro il debutto della Puro Sangue nell'anno 2022, anno infatti in cui inizia la produzione del primo SUV del cavallino rampante. Tali interessanti dettagli sono emersi all'interno del lunghissimo comunicato stampa relativo ai conti della Ferrari del 2021 che sono stati resi noti. Dunque, tutto questo significa che Maranello intende rispettare la tabella di marcia annunciata un po' di tempo fa. Il costruttore parlava genericamente del 2022 per il lancio del suo primo SUV, ma ancora non è disponibile una data precisa per la presentazione di questo attesissimo modello, ma, per adesso almeno sappiamo che non dovrebbero esserci ritardi sulla tabella di marcia. E il 2023 a onor del vero non è poi così lontano. Purtroppo, Ferrari per ora sta ancora mantenendo assoluto riservo e non ha voluto dire nulla sulle specifiche tecniche di questa sua nuova vettura che tanto sta facendo parlare di sé. Le nozioni al momento note lo sono state rese attraverso foto spia dei muletti intercettati per lo più sulle strade di Maranello. Inoltre erano anche emersi di recente dei video spia che mostravano il SUV, ovviamente ancora ampiamente e abilmente camuffato. Ci sono molte voci sui motori che saranno contenuti sotto il cofano, ma, per il momento, non ci sono vere e proprie certezze a riguardo. Si parla di un V12 ma anche di un V6 ibrido che potrebbe giungere dalla 296 GTB. Dunque, molta curiosità, come è normale che sia, su questa vettura che potrebbe aiutare Ferrari ad accrescere di moltissimo il suo fatturato per quanto concerne specialmente le vendite. Il 2021, per il costruttore, si è chiuso, dati alla mano, in modo molto ma molto galvanizzante. We'll be right back.